Una mano bionica è in grado di far percepire di nuovo tutte le sensazioni perdute dopo l'amputazione di un arto. Succede grazie alla scienza e alla tecnologia, che hanno portato alla creazione di un arto bionico capace di comunicare col cervello, inviando e ricevendo impulsi. Gli elettrodi riescono a funzionare correttamente per diversi mesi, ma è vicino il futuro in cui l'impianto sarà permanente. Il merito è della ricerca italiana, in particolare di due studi pubblicati sulla prestigiosa rivista Science Robotics. Il primo studio è quello condotto dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con l'Istituto di Biorobotica e della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS Università Cattolica. Si serve di una mano bionica di nuova generazione e permette di percepire l'ambiente esterno attraverso un feedback sensoriale e tattile. Il secondo è invece un lavoro coordinato dagli ingegneri dell'Università Campus Biomedico di Roma in collaborazione col Centro Protesi INAIL e permette di usare le protesi in maniera più naturale, restituendo la capacità di sentire se si sta perdendo il contatto con un oggetto afferrato e di calibrare la forza di presa delle dita robotiche. Lo scopo raggiunto è di dare ai pazienti la sensazione di ritrovare la mano perduta, un risultato eccezionale, possibile anche grazie al nostro organo più prezioso, il cervello. Il cervello umano è una macchina veramente straordinaria, che è capace di apprendere, riapprendere in maniera velocissima ed efficace. Quello che noi cerchiamo di fare è aiutarlo il più possibile, dandogli delle informazioni che lui riconosca quasi simili a quelle naturali. Più si fa così e più il cervello impara in fretta. Ma certo, senza la capacità plastica del cervello, tutto questo non potrebbe accadere. Lo studio Sensibilia, nato dalla collaborazione tra Università Campus Biomedico di Roma e INAIL, ha restituito la possibilità a un paziente amputato di usare una protesi in modo naturale, con la capacità di sentire il contatto con l'oggetto, di manipolarlo, muovendo anche le dita robotiche. Tutto per recuperare l'indipendenza nella vita quotidiana. Un risultato che anni fa era inimmaginabile. Beh, è la convergenza della conoscenza che si è accumulata sia su come funziona il sistema nervoso e come riesce a integrare queste tecnologie che ricolleghiamo al corpo umano con una notevolissima flessibilità, adattabilità, plasticità che aiuta a accelerare i tempi nel ripristino delle capacità motorie e sensoriali, ma ovviamente c'è un avanzamento forte nelle tecnologie, non solo nelle tecnologie protesiche, nella mano che integra sensori, motori, batterie sempre più efficienti, efficaci e anche soprattutto nelle interfacce, nei sistemi che vengono inseriti nel nervo o avvolti intorno al nervo e che permettono di ripristinare questo dialogo tra segnali elettrici che vengono scambiati tra il sistema nervoso e i circuiti elettrici all'interno della protesi. Queste tecnologie stanno evolvendo ulteriormente e la nostra sfida è proprio quella di miniaturizzarle adesso, perché l'obiettivo nei prossimi 2 anni è arrivare a un impianto non più di alcuni mesi, come è stato possibile con le tecnologie attuali, ma completamente impiantabile e permanente sul prossimo paziente. La tecnologia che ha portato a realizzare la mano bionica potrebbe essere la chiave giusta per scardinare anche altre porte chiuse. Un esempio? Si potrebbe utilizzare la stessa tecnologia per altre applicazioni, come quelle per le persone non vedenti, stimolando il nervo ottico, o per persone tetraplegiche che non muovono più la mano per ridare loro la capacità di manipolazione. Faccio tutto questo per i pazienti. E sentirli parlare, commuovere, vedere le loro emozioni è il motivo per cui continuiamo a fare questo lavoro, con l'idea davvero di aiutarli nella loro vita di tutti i giorni. Come dico sempre, loro sono i pionieri, non siamo noi, sono loro che rischiano parte della loro vita per aiutare noi e sono loro gli eroi che dobbiamo celebrare.